Privo. Ma che stai a fare? Ricordati che i squali stanno Hello Closhard e benvenuti in questa nuova trasmissione Abbiamo fatto il nostro dovere civico qui al Cerbero Mi sono preso io comunque, ci ho messo il nome, il numero di telefono, la mail Per fare finalmente qualcosa nella mia vita per il popolo Con il popolo in quanto popolo Sono... Contento finalmente, di aver dato Simone. un contributo per la comunità, finalmente Simone ha capito l'importanza del popolo. Ah, cosa comunque qui c'è scritto che per rendere il voto effettivo, sì. tetta, uh, segui Salvini su Instagram. Ah. Uh, usa, dai. no coprifuoco. Ah, no, cosa puoi fare per aiutare ah, la okay, Camera? No, okay. Scusate, okay. poi poi, vabbè, ovviamente Stop aprirò la mail. Sì. Piccolo spam, però aprirò la mail per, per compilare la sottoscrizione e fare Bravo, tutto in regola. Ottimo. ottimo Bravo, ottimo. anche oggi hai dimostrato di essere un depensante. Perché Ivan? Perché voglio, voglio aiutare l'Italia. Sì, non, non capisco perché mi dici di pensare. Sicuramente questa cosa aiuterà l'Italia, certo. cioè, pure, pure tu dici sempre che le restrizioni ci stanno distruggendo. Certo. Quindi se c'è una cosa. No, copri fuoco, lo, eh, cioè, stiamo facendo questi discorsi da sei realmente... mesi. Stiamo facendo questi discorsi da sei mesi, è... mi eh. si presenta una, una, una cosa ufficiale dove posso contribuire. Ma ufficiale di che? È una cosa propagandistica ufficiale no. di che? È una petizione per il popolo. Ma devi Io, anche vedere la chi grazie. la promuove, una petizione, in che modo viene promossa. Vabbè, Salvini. Mm. Sono consapevole di tutto ciò che ho fatto. Va bene. Ma andiamo con il pezzo forte di oggi. Cioè? Cioè quello che è presente sul nostro desktop, qualcuno ah, lo desktop? chiamerebbe. Il desktop. il desktop. Un depensaggio, diciamo Vabbè. particolare, ma uno qualsiasi in realtà. Ah, ok. Apri quello che, di questi, ah. di su, quello che vuoi. Avete questi file sul cuscino? Scegli quello che vuoi, sono tutti desktop? validi. Mi ho scelto uno che si sta aprendo in questo non momento. Che ma che è? Grazie per il sub. Back. Grazie. Ma cos'è? Una schermata bianca. Ma perché? Sta morendo tutto. Dobbiamo, dobbiamo sistemare sto pc. Comunque. Mamma mia. Ma è, ma è una foto o un video: è il primo, allora, quella dovrebbe essere una foto. È una foto. Quindi facciamo ah, quella un... è una citazione. Sì. No, no. Ho solo cliccato con il destro. Eh. Ho mia. cliccato col tasto destro. Ho usato cliccare col tasto destro. Mamma mia, e... attenzione. Grazie, no, quick voglio, on voglio game per esserti ingoblinito on game. On game. game. Dicevano, dicevano che il gaming era morto. <ride> <ride> ah, abbiamo un doppio zio, questo è sì, ottimo. Sì. Devo mettere voi due, ovviamente. Ma in tutto questo, che cosa stiamo cercando di aprire con così tanta difficoltà? Ma in realtà è una cazzata, quindi... Questo? Sì, una citazione. Adesso basta, sono successe delle indicibili. <ride> Ma che? È? Non è possibile. Una citazione sì. di Oblio, che sì. conosco bene. Lo conosci? E chi è L'Oblio. Non Simpatico? lo conosco chi è. Eh, no, lo che conosco. Eh, non sapevo che facesse Twitch, ho visto dei suoi video su YouTube, parla anche lui di femminismo, no, di ah, cose. Ottimo. Uh, ah, dai, dai. Ottimo, uh, un po' denk. Ok, però, allora sta? possiamo anche aprire uno di quei due video che sicuramente si apriranno istantaneamente ah, easy, easy, easy. repentinamente certo. con uno snap uno schiocco di dita guarda uno due ah. tre e namo, andiamo, andiamo con vai ah. vai uli alla grande <ride> che sta a fare? Ma che è sta cosa? Ma che è Rubino? Sembra Rubino, ma non credo sia lui È Rubino, no, regà no, è rubino. no, no, no Non credo sia Rubino Non è Rubino No è Non è Rubino <ride> Oddio, non è, non è lui, ma sembra lui. Ui, non è Rubino. Non è Rubino, ma io non penso che. Vabbè, sia questa, magari quel que, studente stava apprezzando una live sì, di Violet. Sì, sì, sì. Non, sì è un è Violet. non è Violet, non è Violet. No, ma è Violet. No, ma trollare, è Violet. Come no? Se stanno a trovare, è Violet. Io ho pensato fino a in questo momento che mi avete de 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 detto ma no, è, che era Violet. Ma è Violet? è Violet eh, Gianluca mi conferma scusami no? sì eh. non è Violet vai 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 cioè che comunque nell'orecchio mm -hmm. sentivo comunque una, una presenza simile a quella di Violet quindi magari l'ho confusa è e Violet e, e l'altro non è Rubino abbiamo Dottore, capito che ho un problema ah oddio questo ma l'ho mandato io questo sì. Questo qui. Eh, mi ha mandato a 30 persone, tipo. No, no, no. Mi no, fa no. particolarmente ridere. C'era scritto <ride> inoltrato molte volte. <ride> vero? Perché? l'ho recuperato dal gruppo della mia famiglia con i mezzi. Ah. Che condividono tutte ste cacate. Ok. Che beh, non fanno ridere beh. il cazzo. Ma mm -hmm. c'è Fru, però eh? C'è Fru! Ma come? È Fru, eh? Sto video è molto divertente. Come di, fanno a, a, a non far fru. ridere no, Fru? No, no, infatti. Non, non... Dottore, uh, ho un problema. Nonostante sia nato a Napoli, cresciuto a Napoli, tifo un'altra squadra di calcio. Greve dottore. Cosa che non va? Si <ride> <ride> è vero perché cioè, se non ti finavo eh, cioè che <ride> poi sta insigne, capito? Eh o oh, era coso. Um, io mi confondo sempre con insigne e um, come si chiama quel Clementino? No, aspetta, sì, quel sì, Clementino, Clementino, è un grande calciatore. No, calciatore, No, no ehm... napoletano, un grande Ma calciatore No, no, di, no, quell'altro. Quell'altro dei giovani di Napoli. Maradona Napoli. Maradona figlio, eh. No, Clementino. Eh, Cennaro. Quello che gli assomiglia, dai, Il cantante. Piero Pelù. Rocco Ant. Rock ah, Rocco Il grande io, 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 calciatore. Tutto Beh, questo non ho capito chi cazzo era l'altro. Rocco Ant. Orfei Allora, cioè, eh, allora io volevo vedere animo. anche un video sì. abbastanza sì. greve. Uno streamer che sventa un omicidio. omicidio o comunque no. un atto no, di percosse? Ma che stai. in di... live? Sì, Mi sta a chiamare Rubino. Oddio! Che è successo? Pronto, Rubì? Sei in live Adimo. ovviamente, eh? eh. Adimo, porco dio però. Perché che è successo, Rubì? Ma per il numero mio mi stanno a chiamare. Adimo. Ma che cazzo fai? Che le... Rubino, no. è, stato, è stato un errore, non è che l'ho fatto di proposito. Ho capito, level VOD, però. Sì, Vabbè. pure il numero di Gianluca si è visto. Frate. Bravo, dillo, dillo. Eh, le, dillo dillo. levalo però. Vabbè, ora level il VOD. Allora, ragazzi, dimmi, certo potete chiamare quanto ve lo levo. Dai, lo levo. ovvio A me potete Vabbè. chiamare Anzi, quanto scusa, volete, ragazzi. Cioè. Non, non c'è nessun tipo di problema. È stato un incidente ovviamente. Cazzo, non ne frega a me. Tanto io a breve avrò un'altra sim. Quindi ah, questo numero sarà YouTube, pubblico. Ovviamente che... volevo fare finta di nulla. Però vabbè, ah, il vod verrà. Ah, per me ne è un problema. Tanto verrà caricato da questa rimosso. parte su YouTube. A, sì, me, certo. a, a me ancora ogni tanto chiama qualcuno. Ancora prima di stare Sì, live quando te... c'è scamò Barbara però può capitare. Ma però, io ragazzi. rispondo ogni Morelli. tanto. Tu oh, sei flame. E così eh, riparlo. E cazzo, me ne frega. Prima Sventa, sventa, omicidio, sventa omicidio, omicidio. Se non sbaglio. Ragazzi, può capitare. Eccolo qua.

Greve, Top dono. Batman. Vabbè, ma che ha fatto? Che gli ha levato una scarpa, no? Capito? Cioè, ha cercato di Derubarlo, eh, penso. Non lo so, corcarlo, dei botte, derubarlo, Ucciderlo Vediamo cosa si so. vede dall'inizio. Un ciclista. così è sì. scritto tentato omicidio. Eh, tentato è omicidio? Un po' omicidio. esagerato. Ah, eh, non lo so. Vabbè. What's going on? Hey. Oh, se si può Oh, oh, oh leave him alone. Leave him alone. Ha buttato per terra. Ah. A parte che sembra oh, oh, quello oh, degli ipersi. Levamelo! Levamelo! Fuck off! Promesso oh, 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 oh. <ride> tra i Bob e quello degli Ipens Ma che è il cinese? No, no, lo <ride> streamer <ride> Ah No, ma mica ha gli, gli, so so eh. gli occhi così ai Bob Non so se sia cinese No, ma non c'ha gli occhi così ai Bob Non c'ha gli occhi così ai Bob No, no No, no. Io. no non c'ha gli occhi così Ce già Io ce l'ho gli occhi così Stai un po' da assumere che devo fare? Eh, ma assumi The call the police! Okay, 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 okay. Call the police now, man. Oh, Are you, you okay? okay, okay. What what you okay, okay. What's fuck off! What call fuck the police, oh, man. I'm, I'm calling fuck the This is organized. Look at the I They were kicking him. He was kicking him.

che gli piace molto Eminem. Comunque, attempted eh, attempted eh, Al di là del gesto, Attempted Murder. Eh, l'ha detto prima, si, sì, voleva uccidermi. Murder! È un è un attentato di guerra. È un attentato di È Ha tirato fuori Il coltello. È un Però a derubarmi. Mi ricorda Lo Sciacallo. Il film con The uh, Guinea Hall. Anche se in questo caso lo streamer. L'ha aiutato, sì, quindi è il contrario, è contrario sì. Sarebbe stato top se avremmo spostato la scena Beh, Speriamo che no <ride> cioè, Top no. Direi allora, di no Tu metti di là così, che eh, ti inquadro quello... meglio, capito? Sì. fa più notizie Devo dire che questa cosa è ottima per l'immagine dello streamer Ora saremmo anche visti come dei supereroi eroi. Perfetto Vabbè, so, In realtà fatto, siamo dei nerd Ha fatto il suo dovere, meno male che alla fine... Cioè. Hai subito anche possibilità di far vedere a tante persone che magari possono chiamare repentinamente la polizia. Vabbè certo. lui poi era attrezzatissimo, quindi l'ha chiamato a Ma poi c'era pure altra gente in Ci giro. Ci sono quindi... delle prove anche, no? Eventualmente per riconoscere sì, la sì. persona, quindi è ottimo. Tutti sarebbero scappato a Come le body cam da. che spesso hanno delle forze dell'ordine certo. proprio per questo. Ottimo. Voi Vabbè. che avreste fatto? Vabbè, eh eh, così ti direi sarei intervenuto. Però è. è facile parlare nella stanzetta. Ci vuole sangue freddo. Sai che io sarei intervenuto, ma non mi sarei avvi avvicinato in maniera così scattante. <ride> Comunque, se vedo un coltello, te non andrei mai troppo vicino. Però avrei comunque lui ha utilizzato la tattica di alzare la voce, urlato, di urlare sì, sì. ah, Avrei no, comunque urlato per, per la attirare l'attenzione là in modo che ti mm -hmm. mette paura a quello. E quello si è messo più paura per, per le urla, per de, le urla e l'attenzione che stava mm -hmm. su di lui, no? Allora, raga, c'è sta un nuovo trend, apri un po' l'articolo prima? Mo lo vediamo. Guarda prima l'articolo, questo. No, quello prima. Questo. Allora, molto spesso si è detto: "Bisognerebbe inventare un gesto per i single" per quelli un che gesto. vogliono rimorchiare, no? Eh, in modo da evitare set calling e roba sgradevole. Sì, proprio un in linguaggio, codice. Ah, un linguaggio se, in codice. Un segno. Sì, hanno inventato la mascherina ah, Pescopà no, Guardate un po', Pensavo, <ride> singo. Gli, fai a, gli fai a una, no. quella, quella ti risponde. E invece no, cioè, no invece no, questo ricino non rompe il <ride> cazzo a nessuno, sta lì. Singolo un cuore di glitter sulla mascherina per riconoscersi al supermercato. E scusa, quando andatevene il... a fanculo tutti. Ma quando il COVID verrà sconfitto, bisognerà farsi il tatuaggio. Sì, col sì. Sì, sì, cioè, questo capito. No? È stata una trovata del conoscitore italiano. Comunque, eh? beh, devo dire <ride> che è geniale. Sì. Beh, vabbè, hanno inventato sta cosa che fa molto ridere. Non voglio acculturarmi. La, esiste la mascolinità tossica. Oh, spiegacelo, donna! Spiegacelo veramente. No, perché io sono molto curioso e voglio saperlo. Perché sicuramente eh. avrai dei punti di vista interessanti. Quindi appropinchiamoci la visione. Mio. Ah, ma lo sapete che la ragazza eh, dell'altro giorno, quella che, che diceva voi uomini, non, potrete, non potete entrare nella lotta femminista. Ha eh. scritto tipo nei commenti che ci vuole denunciare. Oh, per se, quello mettesse abbiamo in coda, se mettesse Aspetta, in coda e parlasse abbiamo con gli uomini... Se avesse a quel TikTok di una ragazza che diceva gli uomini non c'entrano un cazzo col femminismo... Avischelletta vischelletta? Sì. Si è incazzata, ci vuole denunciare un bocca al lupo. Vabbè no, vai. vai. Fatevi sotto. Sta, sta <ride> a fare tre fatiche. No, neanche, sta cioè, sta no. a fare tre fatiche. Ma parliamone. a cazzasse, a scazzasse e a buttare tempo Pena una che, che non troverà di risultato Ma più che altro, tesoro, cioè, è un dibattito sociale, parliamone, <ride> non c'è bisogno di, cioè, che c'entri tu come persona, mica stiamo attaccando te, attacchiamo le tue idee al limite, con le nostre idee. A me, me ne frega, cioè, una ah, ragazza così strana. giovane, come al massimo tu... posso dire studia. Come tu ti sei sentita libera di, di attaccare le idee de, del ragazzo che stavi criticando? Stessa cosa abbiamo fatto noi con te quindi magari ti denuncerà quel ragazzo là. sei è te... diventato diplomatico, Simone. Eh? Bravo, Simone. Grazie. Ma una... Un accet... tempo avresti urlato Querela, a sto cazzo. Accetto il complimento. No, vabbè, per fare show si può fare sempre. Esiste la mascolinità tossica? Ce eh. lo spiega Maria Beatrice che in chat se di queste è bravo è brava. Io non l'ho eh, mai visto. Vediamo. Eh, video. Eh. Vediamo. Nella prima devi blastare a prescindere. Eh. Mascolinità Non è tossica, è l'assenza di mascolinità ad esserlo. Infatti, un essere umano che si sente sereno nella propria mascolinità è protettivo e amorevole. Al contrario, una persona che non si sente serena nella propria mascolinità e anzi desidera dimostrarla continuamente diventa violenta, aggressiva e sminuente. È fattuale, è verissimo. Non vede errori. errori come Ivan. Ecco, sapevo. Stavo a preparare qualcosa. stava troppo zitto. No? Quando mette pausa e eh, stazione, certo ghigno. Io, io ho fatto un complimento poco fa. Subito mi mi stai mettendo sotto da inizio live. Ma che cazzo dici? <ride> hai esordito la live prendendo le difese dei Salvini. Elogiando l'iniziativa dei Salvini. Democrazia. Sapendo quello che provo. Democrazia. Mm. Vabbè, io andavo, sto morendo scusate. dentro. <ride> no. Quello che provo. <ride> Però comunque è vero che... Vabbè, <ride> ah, tutto fattuale diventa. fino adesso. Ah, ah così. Vabbè, questo era. No. Ma chi l'ha mandato sto link? No. <ride> Pensavo ci fosse un'elaborazione. Un no, ma guarda, cosa. secondo me c'è stato un errore perché mi sembra strano. vediamo. Tossica, è l'assenza di mascolinità ad esserlo. Infatti, un essere umano che si sente sereno nella propria mascolinità è protettivo e amorevole. Al contrario, una persona che non si sente serena nella propria mascolinità e anzi mm. desidera dimostrarla continuamente diventa violenta, aggressiva e sminuente. No, fine. Ah, vabbè. Non ho capito perché c'è questo bug che non, non lo fa andare avanti. Ti <ride> oh, no, giuro, vabbè. sembrava un bug. Io, vabbè, non ho nulla da offrire. Ho visto cosa nera all'improvviso. Il COVID non esiste, non esiste. No, scher sto Come? scherzando, Sto scherzando. Ah, è è una una cosa bella, Mi C'è un articolo di Ansa eh. che dice: covid Nessun contagiato dopo il concerto a Barcellona. Quando c'è stato questo concerto, intanto sì. qualche marzo. tempo fa? Okay. hanno fatto questo fa. test con un tot di. 5.000 persone, persone no, tutte credo. tamponate con la mascherina sì. mm. e nessuno Quindi è facendo contagiato. passare il periodo di incubazione eccetera e poi hanno rifatto poi i controlli esatto. a tutti, a tutti i paganti del biglietto è sì. eh, interessante è possibile come... fare la vita vera è possibile se sei frizzato, è possibile Simone. vivere <ride> se sei frizzato Simone eh, lo so. <ride> <ride> è possibile il covid non esiste <ride> qui già c'è Simone Santoro è possibile fare la vita vera con è le possibile. giuste precauzioni mm. e dimenticarci del Covid e andare avanti nel futuro. Ma andiamo avanti. Vabbè, leggiamo un attimo, però. E questo era, eh, l'abbiamo riassunto io, e Ivan. Così. 5.000 okay. persone, tutte tamponate. Peccato, Nessuno però certo vorrebbe. se ne potrebbe parlare meglio come mai è stata fa. Cioè, io sono curioso di eh, sì. questa cosa, perché è una cosa molto eh, particolare. Certo. Sì, pure bella grozza lo sì. sarei di. C'è un caso di coronavirus è stato registrato tra i 5.000 partecipanti al concerto esperimento organizzato eh. a Barcellona a fine marzo, lo hanno annunciato gli organizzatori. Vabbè, già sta cosa, però, ok. Tutti i partecipanti sì, sì, all'evento sì, che sì. si è svolto nella città, città catalana, il 27 marzo, erano stati sottoposti. Forse ne avevano fatto anche una, Beh, altro. ottimo, eh. un test, indossavano una mascherina ed erano distanziati. Ma avevano potuto ballare sotto al palco sulle note della band Love of Lesbian. Vabbè, cito, non è che. <ride> <ride> Vabbè. Vabbè, arte, oh, arsa poi. Giusto, anza, arte. Poi. Eh, no, no, no. no è eh. arte, è Scusa, scusa. Eh, no, mi sembra giusto. Allora, ragazzi, ragazzi, ho visto un post oh, in uno dei gruppi, possiamo dirlo, più normi di tutto Facebook. Un gruppo che però, pur essendo composto da moltissimi normi, è composto anche da persone estremamente sopravvalutate. Ma loro stesse si sopravvalutano. Barba Scura? Bravo! Il terrificante <ride> gruppo di Barba Scura X è troppi indizi. ha condiviso questa cosa, Ma che adesso Rai, spiegheremo. Questo. Sì, la Rai ha vietato la blackface grazie a Gali, con... Questo titolo finalmente abbiamo vinto una battaglia. <ride> man, man. No, pensavo Impossible is nothing. <ride> Ma come? Ah, la battaglia quella sì, di tu de... du... Usi che vale Quella lì tale quale show. Ma come la tale quale è vero? Aspetta, posso dire minca, una cosa eh, che non c'entra un e cazzo. Che battaglia eh. è? Volevo chiedere una cosa alla chat. Eh, eh, Ho letto: Impossible is nothing. Eh. Io ricordo se non erro. Chat, aiutatemi. Impossible is nothing era. Una campagna pubblicitaria della Nike, fino a un po' di tempo. No, non era sempre Adidas, sempre Adidas? Sì, sì, sì. Sei sicuro? Sì, sì, sì. Era Adidas. Ma ho flesciato io, ma da anni, eh. Bah. E quindi cioè, come, come la vincono allora, la, la Rai... battaglia attraverso <coughs> i post nella castrite no, di Shai scusami. e il gruppo di Barbascura? Vabbè, con sicuramente dei post, battaglie su Twitter e cose Giusto. di questo tipo eh, Quindi lui. siamo contenti ragazzi, finalmente ab abbiamo vinto una grande battaglia Non sarà più possibile omaggiare alcun cantante nero A patto che non ci sia un nero nella prossima edizione di Tale quale show Che bello! Dai! Yeah! Quindi zero rappresentanza di uh, cantanti, artisti diversi da quelli bianchi, bellissimo. Quindi c'è una regola yeah! nuova diciamo, uh, per, per chi imita, nel senso se io sono un imitatore devo tener conto che non posso imitare de determinate persone. Sì, sì. Cioè, mm. Non posso proprio, altrimenti mm. mi trovo contro gente che mi vuole fare battaglia Grazie Gali Ormai, oh, ormai ti è vietato proprio da, da, dalla Allora, Rai. la Rai si impegna formalmente fatto. a vietare il blackface, ancora con il, vabbè Grazie alle seconde generazioni e a Gali Grazie Gali Quello, Ce n'era uno, mi ricordavo, il post... vecchio, Noting... della Nike, Ma al davvero? contrario Nothing is impossible Sì, Pensate. Io mi ricordavo sempre che Adidas ditti. no, io mi ricordavo Vabbè, uno sì. della Nike, da, da, ma questo è un plagio. Ma questo è contrario. un plagio bello grande, pure perché Niente è Impossibile io è stata mi ricordo una frase proprio, proprio sperimentale. Mi ricordo cioè proprio lo spot. C'è stato eh. un brainstorming per quella frase. Ma avete visto ma? che ha detto Madame, Madame, avete visto? Ma... Sì abbiamo visto. Ma il My pensiero, life. no. Madame, no, si è espressa sulla libertà di espressione. Vai, io non so un Beh, cazzo, è fondamentale. Eh, però sto avendo dei. No, problemi. fai click destro, apri un'altra scheda. Ah, okay. un connito pure. Incognito. Uguale. Ma che è? Oh, ma perché è, 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 non è più loggato? Eh, Gianluca prima ha cancellato tutta la cronologia. Ma Dio buono! Sai com'è? Si vedono numeri in continuazione, ma Quindi fammi cancellare le i dati sono state sputtanate adesso. Esatto, Marco, e non ce ne ricordiamo neanche mezza, compresa quella di Twitch. Boh, io e i miei le so. Lei, porca puttana. Ah, no. Io e le mie le so. Eh. Grazie, Gianlu. Allora, qual è quella oh, del gra città? Certo grazie podcast, a te, diciamolo. Simone. <ride> grazie a te. No, era una cosa già salvata. Condividila sulla. con tutti. Qual non, è la password non, del genere? Mi, mi sa che il tuo numero non ce l'ho messo io su sto computer. Eh? Se dobbiamo risalire al fatto. Però Vabbè, non potremo ma, vedere un cazzo. Ma un, quindi... un, conto un conto è metterlo per fare delle cose per l'azienda, un conto è eh... salvarlo consapevole che è lo stesso browser che usiamo in, nelle live. In automatico. Sì, può essere automatico. Vabbè. Okay. Comunque andiamo Fosse avanti. Devi pure cancellare solo i numeri e non tutta la cronologia, però è stato frettoloso e non c'era bisogno di essere. Sono stato abbastanza spazientito e nervoso. Devo dire che eh. mi sono molto morso la lingua. Però è un danno. Ma andiamo avanti. Comunque. Vabbè, beh, leggiamo st'articolo. Eh, del tale quale show. Non aperti due. No, no. Questo, chiudi i link che abbiamo visto. Eh, lo so. Dici che è complesso. Sono piccoli. Okay, ci siamo. Allora, per anni la pratica del blackface ha spopolato in televisione e al cinema. Oggi, finalmente, il servizio pubblico si impegna a non farlo più. Allora, e detta così, uno potrebbe dire, vabbè, meno male, che effettivamente la blackface, sappiamo tutti che è una merda. Sì. Però l'abbiamo spiegato mille sì. volte, qui si trattava di un omaggio, di make-up, di trasformismo, ok? Di omaggio. Che comprende Makeup, anche il trasformismo, omaggio, che comprende anche la componente <ride> estetica, ok? Eh. Vabbè. Uh, è la risposta dei dirigenti Rai ad alcune associazioni che, che, hanno che avevano il raccolto cazzo da nanna sta il malcontento eh. degli afro-italiani e scritto un appello lo scorso gennaio. Quindi gli afro-italiani hanno un unico pensiero. Interessante. Vabbè, magari hanno Ovviamente effettivamente no. mosso delle criticità, però. Ripeto, ma non, ma so. non è un po' strano dire gli afro-italiani sono tutti... Cioè, che hanno sottoscritto. Ma che significa? È come dire abbiamo il consenso dei bianchi, degli, degli italo-francesi, ma no, ci avranno no. delle, de delle loro opinioni. Ma è ma molto sminuente beh, e sono usati come proprio token. Beh, ovvio, secondo come me... U sempre. Secondo me Ulli non ha firmato questo. Ulli non avrebbe mai firmato. Ma poi metti ormai... Tutta quanta sta storia ha una piega che un ente come la Rai, se, se tira indietro, c'è cioè pure il rischio che la gente gli, 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 gli dice che sono razzisti. Cioè Io vedo proprio questi grandi enti che sembrano quasi costretti oppure che fanno proprio il classico inchino buonista, no? Per tutte quante queste meccaniche nuove. Cioè, se, cioè È proprio palese, regà. Oh andiamo avanti. Insomma, un po' pure leggi tu perché mi vedo no, un cazzo. Zoom. È la classica supercazzola Per non farsi rompere coglioni, capite? Il caso ah, più recente no. è stato lo scorso novembre A tale quale show Programma del sabato sera di Rai 1 In onda dal 2012 I concorrenti ricordiamo. famosi o semifamosi Giudicati da altri famosi o semifamosi Si sfidano nel limitare personaggi noti Del mondo della musica Attraverso l'interpretazione di canzoni Conosciute al grande pubblico non solo canzoni, interpretazione anche fisica. In ogni puntata del talent vengono poi trasmessi video amatoriali inviati dai telespettatori che fanno altrettanto. Non è un format italiano, bensì spagnolo, di cui sono autori Carlo Conti, anche conduttore, con Ivana Sabatini. Infatti, non ha specificato Emanuele... che viene votata anche la somiglianza fisica di portamento <coughs> di Mega, No, spero. Makeup. I concorrenti hanno a disposizione vocal coach, actor coach, professionisti per realizzare l'interpretazione più fedele possibile. Ecco allora che per interpretare Good Times di Gali, l'attore Sergio Munic, Muniz trova la strada più semplice, ma anche la più sbagliata. Anziché offrire un'imitazione, opta per la caricatura ricorrendo al blackface, ossia si fa toccare il viso di nero per sembrare afrodiscendente, come se questo bastasse a diventare Gali. Vabbè, top mistificazione di Wired comunque eh? cioè, Non è che tutti i concorrenti Fanno così cioè, Il fatto che lui non sia bianco Che poi oh dico, Vabbè, vabbè ma in molti casi sono state messe Protesi per avere una Somiglianza ma certo, perché lo oh. scopo è La forte somiglianza fisica ma certo. Il colore della pelle è una caratteristica Fisica e se io in quel momento Ho pure sulla votazione Il assomigliare il più possibile A una persona di colore è anche assurdo che io vada lì con la faccia mia, tutto quanto bianco, quando magari devo fare Will Smith per rispetto. Ma per me per la cosa più semplicemente capito? più stupida che cioè in questo non è modo. Non c'è niente di male, capito? Cioè, un omaggio. Ma... Non, non... La cosa più stupida è che in questo modo. Cioè, allora le opzioni saranno due. O non si potranno più rappresentare cantanti non bianchi a patto che non ci siano neri nei concorrenti, oppure potranno interpretarli. Ma saranno gli unici che non dovranno attenersi all'estetica di quel cantante bello eh? top razzismo. proprio. Eh, poi un, metti solo un nero potrebbe. E poi metti se non ci sono. Sì. Gali, se non solo. è detto ci che sono in ogni puntata ci sia. Ma una, sai questo cosa comporta? Che se ci sono solo componenti blanco. bianchi significa che nessuno potrà fare eh, fa di eliminazione eh, della, della, detto, della sì. persona scura, eh, quello. Eh, però è poi se c'è solo una persona scura, allora quella persona scura deve imitare solo persone scure per, per forza forza. Scusami, certo, e quindi ah. eh, diventa un po' una merda. Ed è, però, questo, che... è una discriminazione. Più questa che Obvio. poi la eh certo. Black <ride> Flickr, no. eh, siamo successo. tutti quanti uguali, eh, ragazzi. Siamo tutti uguali, però i bianchi facciamo imitare i bianchi. E I neri facciamo imitare i neri, eh certo, è giusto, mm. giustissimo. Comunque, io mh, ho visto che ci sarà un, uh, un nuovo film in uscita, un Biopic su Barack Obama. E lo interpreterà Ryan Gosling? Oh, sì, sì, sì eh beh, tanto non. Veramente? Sì, e allora? Eh, no, ci sta. no, una cazzata. No, non, ci sta. non lo farebbero mai. Sì, vabbè, ah, tanto cioè, nel senso. Ma come? Vabbè, non è importante il colore della pelle farà... Per sì. definire un personaggio, si pitterà di nero. No, no, non si può fare. Ah, si camerà solo Obama, ma sarà Ryan Gosling. Vabbè, un discorso cioè, di beh. colore, sti cazzi. No, non, non è, è che. Non è vero. Come no? no? Voglio le prove <ride> eh, non, non lo faranno mai Davide ma lei, Il VOD Non lo possiamo eliminare no, ah, Dai lascia sto Andiamo avanti Ragazzi non... non vi preoccupate Già abbiamo agito se... Già abbiamo agito Non vi preoccupate Andiamo avanti Dobbiamo caricare live su YouTube E Shumper Ho ricevuto una pessima notizia Dopo Shumper al telefono Poc'anzi sono Ciao, eh? Ma se ne può parlare? Eh ah, riguarda lo studio nuovo Che palle, Vabbè e... Mi direi dopo Allora dai ci sì. direi Vabbè, è eh, già, già successo per esempio con l'interpretazione di Beyoncé, Louis Armstrong, James Brown, Whitney Houston e Chris Jones nella stessa trasmissione, che non lo ha certo inventato il blackface, in quanto è una pratica diffusa a partire dagli anni 30, dell'Ottocento che secondo alcuni studiosi potrebbe essere nata addirittura nel 400. Vamporire, questo. Sì, vabbè, è cringe, però molte interpretazioni cioè. sono cringe a prescindere da, da, dalla pittura, diciamo. Anche i migranti italiani, irlandesi, ebrei e tedeschi subirono per anni forme di pubblica derisione, ma non erano derisione questa, dai. E se ci sono certe interpretazioni all'interno del programma che sono parodistiche, questa cosa è dovuta o alla scarsa capacità di non interpretazione. Mi era alcuna. Partiamo no. dal presupposto, io ho visionato insieme a te. Tutti i casi di blackface Di tale quale Non vi era alcuna no. derisione Era fatto tutto in buona fede in poi rendere l'interpretazione Possa sembrare più una caricatura Questo Va bene, ma nel senso no. può essere un discorso di scarsa capacità mm. di interpretazione del, uh, del concorrente che infatti magari non vincerà. No, ma poi cioè... se Gali si è oh. sentito deriso è un altro ah discorso. Beh, certo, è legittimo. Eh, però... Poi facessero come cazzo vogliono, però mi sembra una stronzata. Ciò che la maggior parte degli osservatori sembra ignorare o non comprendere è che parodiare i neri per 5 minuti o per due ore in uno spettacolo non è tale quale ad essere nero oggi, con tutti i... Aspetta rischi che continua a comportare, perciò il blackface è una pratica coloniale, razzista e irrispettosa. Quello vero, sì. Quello vero, certo. Sembra averlo capito David Bryan Che recentemente Si è scusato su Twitter Per aver utilizzato Più di 30 anni fa Il blackface nel video Talking Heights Stop making sense <ride> Non ci pensano lontanamente Aldo, Giovanni e Giacomo Che l'hanno invece usato In tempi recenti Nel ricco capito, il Si devono Dora. scusare In pubblica piazza Al patibolo E darsi qualche Anche qualche frustata Che non fa mai male Ma ah, quindi anche David Rabbino Non si può più fare No però capito le... Gli ebrei ancora Se possono piangere ah, Però è giro. una parodia si, Non si può fare Arriverà la macchiettizzazione arriverà. Certo, certo. Arriverà anche il momento di David <coughs> Rabbino di scusarsi pubblicamente con la frusta. Te l'hanno usato almeno due volte in belli freschi. Nel videoclip della cover, bongo bongo bongo. Probabilmente tutti d'accordo nel dire che se l'hanno usato, Federico Fellini, Totò, Guido, ancora prima al Johnson, una piccola croce di Garland e Wells. Orson Welles eh, in, in otello. Però, vabbè. A parte che erano altri tempi, ma ma quindi, sì, anche, anche a teatro c'era il, il Moro. Sì, sì, sì. okay. Champel... Ipoteticamente parlando, eh, vi faccio un esempio banale. Se Crozza volesse, eh, volesse fare satira politica imitando Barack Obama, non potrebbe di fatto no. cioè, colorarsi no, la no. faccia. No, 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 no Razzi no. lo può fare, capito? No, Vecchio no. con i capelli bianchi lo può fare. Di Maio magari, cioè se prendi Di Maio Sì, Di Maio è un po' scurettino, di Obama, Lì sta sì, tranquillo sì, non, non potrebbe neanche imitare quello della Lega Li mandiamoli a aiutiamoli a casa loro Come si chiama? I Wobby? Eh, i i i Tony Wobby eh, Che cazzo hobby. ne so Vabbè, Senza eh... apparenti cattive intenzioni, allora si potrà sempre continuare a proporlo Del resto anche Long... Medici con l'Africa Quam ha fatto lo stesso nel 2009 truccando personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura come Veronica Pivetti, Niccolò Fabi, Niccolò Ammaniti o Francesco Facchinetti con la sua campagna. È scusate, molti... rileggi <ride> un attimo. Francesco Facchinetti. <ride> come? Santo cielo. DJ Francesco. <ride> Quelli... No scusate, è proprio... E è... molti trovano ancora oggi divertente la, la pubblicità delle caramelle tabù. Tatta! Tatta tabù! Anche Bianco! Bellissima la pupita era effettivamente super... Anche, bianco! Oh! Anche bianco, era razzistissimo. Lo sai che non me la ricordo perché, perché era abbastanza scura. Quindi non ho molto. No, 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 perché? Non <ride> io, io, io non ho mai trovato quella di quella originale. Ogni volta che la cerco vedo tutto il monitor scuro. Eh, è un problema di color correction: sì, 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 sì. un bug. Vabbè. Vista oggi fa ridere, ovviamente è razzista. Cioè, è chiaro, però erano altri tempi. Eh. E se il Premier canadese Justin Trudeau, cioè lo schiavo del politicamente corretto e degli SJW, okay. l'emblema di tutto ciò che non va nella cultura buonista americana, si è scusato nel 2019 di esserci cascato da giovane, si è scusato, sì. Non è successo lo stesso con Alitalia, Brutti e cattivi che ha realizzato uno spot discutibile nini, nini, nello stesso anno, poi ritirato. Ma Ritir... che spot? Eh, forse c'è stato, cerca un po' se c'è. Spot, spot all'Italia Blackface. Sì, vedi un po'? All'Italia diciamo che all'Italia poi sta passa bene Oh no, è <ride> di Maio davvero. No, mi sa che c'ho Bam. I'm Nick Niman e i'm a streamyard user. For the oh, last years, I've been live non capisco, io, che centri. non capisco di clay che c'entri. con E <ride> <me. ride> <ride> eh, vedi? Un attore. Mazza, ad esempio che abbiamo fatto noi assurdo: Barack Obama. Barack Obama sì, sì. mi sa che non ho mai visto sto spot. L'hanno tolto subito, io oh, no. Lincoln. no questo è l'Incom. <ride> Ma no. chi erano quelli? E Washington, Trump quello. Quattro presidenti, No Vabbè. Ah, era un tunisino Invece mm, di, okay. eh, di Assumere un attore nero Hanno, sì. hanno assunto un tunisino mm. Questi italiani Bigotti mm. e retrogradi okay. Spaisati Then, This is not Washington Vabbè, eh, allora, ti dico Troppo pronuncia, eh Dem. Damn 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 This is, not... Them. 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 This is Washington Damn mm. mm. Eh, effetti una merda sto spot, eh, però <ride> no, no, no. Però, però ma... se può più a per culo Trump può più a per culo pure Obama, cioè è una macchietta, sì, è uno spot macchiettistico che, che tende proprio a ridicolizzare, ma non Baracchi in quanto nero, Baracchi in quanto presidente. Non ci vedo una, un razzismo, se appunto per razzismo int intendiamo una, una derisione di una razza. In questo, cioè io analizzando quello che vedo, non, non mi vengono, cioè non, i miei no, sensi no, di ragno che... del razzismo non si attivano, quindi magari mi starò sbagliando. So. Ma... Non mi sembra. Guarda, Simono, ti do un'indicazione. Se a te conveniva indignarti e magari faceva anche parte del tuo lavoro, ti assicuro che te ci saresti molto attaccato sopra questo video. Può essere. Può essere. Ma poi scusate un attimo, io non ho capito. Questo attore è tunisino? Eh, appunto, quindi ma Tunisia la Tunisia, fine a prova contraria, è Africa? No? Sì, appunto, è africano, e quindi, cioè, però eh, beh, ma... è stato scurito ulteriormente. Forse non era abbastanza scurito. Non capisco, infatti, perché non, non lo so. Bene. I labbroni hanno aggiunto, boh, cioè nel senso, ma come Trump è stato enfatizzato il doppiamento. Che ne so, il infatti, capello? Se stai a di te, qua il fattore etnico è praticamente oh. nullo. Cioè, ci stanno mm. quattro presidenti. Pre cioè, lo, è è boh. lo scopo è lo stesso. De tale e quale Trump è uguale. Quale. Trump mi che è lui, lui comunque. <ride> Trump si è prestato allo spot di all'Italia. Sì. Cioè, pure io non la vedo proprio, tutta sta e... cosa. Può spot di sto... merda, cringe che farite. Stop. Ma... Mi, Razzista, sto facendo, mi sto ponendo delle domande, ad esempio, se, le, se le, anche le mani sono state scurite o questa è effettivamente la sua carnagione. Sì, poi è vero che secondo gli non americani, so. gli arabi non sono africani. Ah, è vero, sì. Una distinzione, però vabbè. Allora, vediamo. <ride> la Bolzano d'Africa, la Tunisia. Mm. Voglio salutare, Dem Damn, qualcuno sparisce. Eh, qua Where meno, is? qua meno, da lontano Where era is? uguale. Due città, sembrate bronzo più che blackface. Dov'è Washington? Uh. Lontano, alle guai. Dove Washington? Che merda che sport! Veramente brutto. Ma non è mai uscita. Sta merda. È no, uscita è stata ritirata. È ma dopo un, un giorno, meno male, oh no, Kim. No, io... oh no, ci dissociamo da certe immagini. Yeah. Mi dissocio. Vabbè. Mi dissocio. Beh, ma chi è questo tizio? Ma perché c'è quello aperto? Ma chi è? <ride> è qualcuno Beh. che si è stambedzi. Magali, te... <ride> Magalli, nato Magali. a Milano da genitori tunisini, conosce bene la storia di questa pratica. E rispetto al make up di Sergio Muniz ha spiegato in un video su Instagram: il blackface è condannato ovunque, specie in un anno come questo in cui gli avvenimenti e le proteste sono stati la portata di, di tutti, e ancora è una cosa di cui lo spettacolo non ha bisogno. Vabbè, lo dice non Gali, lo, decide Gali, eh. e... lo decide Gali. Tante cose sono superflue. Eh. Qualcuno potrebbe dire anche le tue canzoni Anche il Cerbero Podcast Non io perché a me piace Si però... potrebbe dire di qualsiasi cosa che sì, non ci piace certo. Ora mo uno Se te, te spaccia il, pro, il problema reale Vero Delle droghe E te fa sto discorso a tutti quanti i trapperini Che parlano solamente delle droghe Ti dico non, non va bene fuori dal cazzo ah, vabbè, Che è nato eh. per un motivo, serviva a qualcosa, ovvero lo scopo del Backface era quello di negare. Vabbè, questo è verissimo: di persone di colore assolutamente. Ma abbiamo già spiegato la storia del Backface eh, diverse puntate fa. Brutta impressione: loro in America veniva usato per spaventare i bambini, certo. Come la stessa cosa veniva fatta ad esempio con gli ebrei, fornitore sì. tipo dai nazisti assolutamente. Siamo Gli unici che continuano a farlo quando la comunità nera più volte ha chiesto a questo programma di smetterla, ma continuano a farlo senza mai spiegarlo. Ancora con questa comunità nera, Vabbè. prendere la voce di un intero gruppo sociale è sbagliato. Sono sempre sbagliato. Par io parlo a nome delle donne, no, ma chissà non chi l'ha scritto. Delle donne, parla a nome Vabbè, magari neri. se ma c'è. Vogliamo vedere chi è che l'ha scritto quest'articolo. Ma Sia scritto... influente vabbè, appello ai dirigenti Rai che si assumono l'impegno, Io ma buffo. il baffo il baffo, il no. <ride> no, ce ne faremo io. una ragione. Insomma. <ride> Grazie per il sub. E... Ah, per quanto è nostro potere è evitare che essa possa ripetersi sugli schermi Rai. Ci faremo, anzi, portavoce. Che culo. Sho soggiogati completamente delle vostre istanze presso il vertice aziendale e presso le direzioni che svolgono un ruolo nodale di coordinamento perché le vostre osservazioni sulla pratica del blackface diventino consapevolezza diffusa. Va bene, arrestiamo Carlo Conti. Perché proprio lui è la blackface vivendo. No, scherzo. Questa è una battuta da nord. Allora ma poi ci vogliamo vedere che a ah, fine live il best beh, off mensile è uscito un best off che comprende tutto quanto beh. lo scorso no, mese anche... va bene cos'è questo? questo guarda best of mensile è eh, da per pochi che li facevano eh. allora ci tenevo a, a ringraziarla dell'appuntamento e non so se l'ho anticipato per telefono sì. che ho un problema cos'è? Tutto che io praticamente, io c'ho il c***o che è un abbacchio, ecco che c'ho! So. <ride> <ride> Mi piacerebbe eh, se... Arrivederci l'ho trovato <ride> finito così <A> Arrivederci <ride> Ah così è Magari appuntamento Stava dall'amico le... Su... le cazzate Dottore <ride> Ha fatto sto sketch Fa ridere eh, Rapone lui Stefano Rapone Ah Rapone Che cazzo è Faride. È un altro stand up comedian Ah pensavo era un spiede. dottore è, è No 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 Mi sta talmente simpatico Lundini Che cose tipo Che non fanno ridere Per esempio A me sta cosa Non avrebbe fatto ridere Però a me fa ridere cioè c'è cioè quel perché... fattore simpatia che lo guardo in faccia e rido. A parte quello, ma mi ha fatto ridere sì, perché ho pensato è... questo, che ha prenotato Per cazzata. Sì, me ne vado. Se se ne va. Cioè sono un po' troppo di parte. Io sto a vedere che io con l'undini sono molto di parte. Vabbè, cioè, oh, a me oh. fa un po', po ride. Vabbè Ma se l'avessi fatta io non avrebbe fatto ridere a nessuno, è chiaro, no? È come le dice le battute. Vabbè, andiamo a parlare di Madame. Ora, ve lo faccio vedere proprio a ar volo Sì, tanto c'è veramente un'enorme elucubrazione intellettuale da fare sulle sue allora, parole che oserei sì. definire tombali. Ci, ci facciamo almeno tre ore di live, quindi sì. preparate. Eh, possiamo parlarne domani. Preparate la cioccolata calda, no, vabbè ma. Possiamo parlare domani intensamente. No, abbiamo no. tre ore. Tanto. Ma tre ore ce l'abbiamo. Sì, 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 Che dobbiamo fare? C'è pure il coprifuoco. Ma infatti, Madame ha detto. Ve lo accetto sul mio telefono. La libertà di espressione è sentirsi liberi di esprimersi. Grazie madame per esserti... Ah, cam totale... Che... Lo sai ci avevo creduto stronzi? Ci avevo creduto eh? Già, ora ne parliamo per sei ore. No, ci avevo creduto, allora, pensavo allora, che ma... aveva fatto delle storie. Tu parlava, parlava, parlava. parlava, parlava, Simone, parlava, parlava dito, Ho detto, oh, dai, eh. no, faceva pure ride pure. Sta come me la sono legata al dito, eh, <ride> ma è un altro so, discorso. Immaginavo, che... no, no, che altro, capito titolone: cioè, come se avesse detto, Madame. Tu... Tu raccontata la roba sì, Madame. Sì, Madame, sì, sì, mi ha gostava. L'ha detto, RDS, RDS Next, sì, l'ho detto anche RDS. Voglio che mi risponda. La sto provocando comunque. Uh, la cosa di Madame è finita Quindi andiamo avanti ah, Oddio, che okay. è? Okay. No, no. Ah, Justin Bieber Luigi Follia con i dreads E viene attaccato a professione bah, culturale no, C'è proprio una carrellata di se casi ricomincia. politicamente eh, corretti però, correct. lo sai qual è il fatto? Che noi per un po' di tempo Alcuni temi non li abbiamo più toccati No? Forse non... Avanti. no forse non li abbiamo più visti Nei nostri feed, eccetera Poi sui ultimi giorni sono tornati tutti a palla sì. di cannone Credo sia un problema... Delle nostre ricerche, però assurdo, dai, dai. Rega, ma non doppia Pure polemica nel giro capelli, di qualche dai. giorno per Justin. Pure qualche giorno di... fa, infatti, la pop star è finita al centro della polemica per aver cantato Lonely, no, mister Lonely, perché è di Econ forse? I. Am nobody on my own. Ma veramente quella? Credo. Dicite no? Mi sa che non ha cantato quello. Dicite no? Che fa? No, no uh! Mettiamola un, no. un attimo, mettiamola. È bellissima. Dicite no? Nella giornata di ieri, no. Ma è già si... i riflettori eh. si sono nuovamente accesi sul cantante. Biber è apparso su Instagram con i dreads ai capelli. Oh, Io Acconciatura no. no, tipicamente. No. Eh. Ma una ragione allora, ma non me ne ero accorto. Associata... Ma chi si fa le treccine non è nero, chi si fa i raste non è nero, cioè è una cosa proprio abuminevole, ma noi qua siamo tutti contrari. Ma chi è che lo farebbe mai di noi? Nessuno. associato alla cultura eh, giamaico-africana ed è stato travolto dalla bufera. Ma... <ride> <ride> Immagino, tipo, tsunami. 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 Justin Bieber eh, che eh, sta là in cameretta se sta a fare una sigaretta, così no? Non avrei mai creduto nella mia vita di empatizzare con Justin Bieber. No, 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 Davide, no, no, no. Sei stato colpito sì. da un'onda essenzialmente, sì, è questo da, dal proprio telefono. Justin Bieber parla di Martin Luther King nel suo album e poi si fa i dreads. Non ci sono scuse per Justin, che fa un album per la giustizia nel mondo e poi si fa i dreads. Hai capito? Si è fatto i dreads. Ogni sì, sua parola ormai commenti. non varrà più nulla, è tutto buttato nel secchio. Zia. Questi che magari hanno preso un commento errore. negativo e ci hanno sì. fatto un articolo. Sì, probabile. Eh. <ride> <ride> che Questi alcuni dei commenti. Adesso mi ridimensiono la minchia così divento bianco. <ride> guarda <il> commento. <ride> Oddio, c'è chi è andato più leggero e chi ha attaccato persino la moglie di Justin, Halle, la modella è stata criticata per non aver fermato il marito dal farsi dread, tipo lui stava facendo dread, giusto? E prende e strappa sì. tutti i thread Ma no? a me, per l'istinto, istinto, che ne so? ti faccio un esempio: la ragazza mia ti sta a fare i dread, ma io con un istinto la faccio sì. pelata con la macchinetta. Sì, cioè, sì, 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 sì. Mi scalderei per salvare sì. so, sì. comunque gli africani. Preferirei più vederla pelata che con delle treccine in testa e <ride> avere culturale. incoraggiato, e a tal riguardo di non essersi mai scusata per alcuni racial slurs, che si è Scusati. lasciata scappare pentiti. in passato. Pentiti, pentiti. pentiti. Beh Interessante Sono delle cazzate Shame Mamma mia Che poi no, sai no. quello ha fatto zii? Sì. Eh Ogni tanto tocca ribadirle queste cose Perché se non c'è il Cerbero podcast A dirlo Chi ci sta in ma chi, Italia? Ma chi cazzo lo fa? Ma chi lo fa? Gli strati? <ride> Ma chi ah, lo eh, fa? Vabbè, gli ma... Slim Dogs. Vabbè, ammazza, zi. Stai proprio a sparare sulla Croce Rossa. Dai, <ride> ma fa dei nomi un po' più. Ma chi? Quell'imbranato quel <ride> che si mette que, quella specie di. De... No, Ma chi no, no, <ride> imbranato. Ma chi? No beh, Se scherzo, sono i eh, professionisti. Quell'imbranato. L'abbiamo preso. <ride> ho capito. Se a giugno ti metti il foulard eh, al collo, se ma un sei un imbranato <ride> <ride> Ma di chi stai a parlare? Gli Slim Dogs. No, degli Slim Dogs. Di il mob... Ah, il mob è un ah, coglione. coglione. <ride> ma questo è un coglione. Ho capito, se a luglio c'hai cioè, il foulard non stai bene perdonami guarda se lo mette La solo per i video coglione. e poi se voleva, no, no, eh, meglio, sì. meglio se sto zitto perché se lo io... mette solo per i video secondo me e poi si mette in canottiera <ride> cioè. lo fa shy shy no poverino shy, no, shy è, favore, è bravissimo ragazzo. è bravissimo shy mi ha gustato alla grande vabbè è un po' testa fira però Ma è raga, bravissimo posso, allora Po è il mio canale YouTube preferito insieme a quello di Roberto Mercadini Ho eh. la tentazione di voler sputtanare il mob perché ho l'opportunità di farlo, diciamo, No vabbè. Bah, per una prossima live, che non è tanto lui, ma, ma gli strati. La Lasciamo perdere, la champere, ma se no, si no, se no. se fa perito, I Yee no, 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 no. no. <coughs> vabbè, andiamo avanti, mi pento, mi pento. Ah, questo io non l'ho visto, La rivalsa sociale uh. di Rubino. Questo video è commovente, ah. fa piangere. Okay. Eh, io stavo aspettando e vediamo. Abbiamo tenuto. Quelle, best Abbiamo Beh, tenuto per sì, la sì, fine. Eh, sì. allora. A me piace gustarli. Che in no, trippato sì, sì. È, è una no, cosa no, che no. ho già detto. È la non è una cosa cazzo, te l'ha detto che io non sono in grado. Vabbè, secondo... eh, io mi... oh, oddio, ma ricordo la sta di live. non in grado. Allora, prima c'era quella voce fuori campo era David Rubino. Canta su Sky. Sì. Okay. Ah, okay. Tanto, no, no, ma si ah, ok. No, si vedrà, era dieci anni okay. fa. Okay. Sì, Questo okay. è due anni fa. Qui è mm, quando. Un anno e mezzo. È la prima volta che furono pronunciate le parole Non sei in grado, non sono in grado. Ma dirmi. Io ero un po' chiuso in mezzo: non sei in grado, vattene a fanculo non sei in grado, a me mi dice sei in grado. Che che non sarei un in grado di gestire bene una live da solo perché non ha le competenze tecniche. Non ha le competenze tecniche. <ride> me ne so. L'unico che cercava di dirgli la, la verità ma chi è quella, parato, quella persona imparati. abominevole che si permette di utilizzare i dread. Marra, ma non ti vergogni a guardarti che appropriazione persona, culturale che, hai, che, hai, che, hai, che hai fatto? Cioè, io non dormirei la notte che al schifo, posto tuo. Ma mi osi imitare. Mandate una shitstorm cioè, a questa persona. Ma anche il vestiario, oltre i capelli, mia. Marra! marra. Mia. Ma come si permette? Veramente è orribile questa persona, guarda. Andiamo avanti, Ok, spero che non faccia il boom Ma Ti giuro su Spera lo sento Sperano sempre, <ride> bellissimo. E alla fine, l'ha fatto, l'ha fatto. Ma non, ma, il boom! Ha fatto il non, boom. Non, Rubino, non, non, Ma mica gli ho mai detto: non lo farai. Mm. Ho detto fallo, ragazzi. Annuncio ufficiale: non è un troll. Non è un clickbait, non vero? è Un quick non, non... non è un troll. Da oggi, David Rubino entra ufficialmente a far parte del cerbero podcast voglio dire che comunque alla fine cerbero era partito in un modo no c'erano state pure tutte le, le discussioni devo farne parte o meno però rubino si è tirato su le maniche da solo si è fatto il culo l'idea iniziale ce l'ha avuta simone e non l'ho mai voluto perché Ma non lo consideravo in grado ora dopo due anni Rubino è ufficialmente in grado! INGRA! <ride> in David Rubino! Allora, David Rubino. David Rubino è uno streamer da S. Vai a carriare le live. Ho avuto dei miglioramenti veramente disumani, l'ho detto 3.000 volte se è in privato e in live, l'ho fatto pure prima Simone, David Rubino, non è in grado. Di Arrendersi a una tenacia incredibile. L'ha dimostrato l'ultimo anno. Dai è stato un top streamer. Stava quindi... commuovere. Ah, Tutta verità. Mazzini, io dico sempre la verità. Rubino gli è per cazzo, Rubino. Davide, tra l'altro, sì, oggi c'era il concerto di Venditti a San Giovanni. Top. Gli avevano pure sbagliato il nome. Davide capito? Rubino. Cioè proprio dalle, sì. dalle stalle proprio alle stelle. È bello averti qui, felicissimo. Il prossimo i Cerbero Mosca al teatro dell'opera, diciamolo! Al Piper io vorrei una senso. Sì. All'Ariston, al mucchio assassino. Io, voglio Paneventa al Piper. Piper. Me lo toglio, Sto Sfizzenheit. Mi piacerebbe, Simone, suonare dove hanno suonato anche i Molto Ma è proprio bello vedere la soddisfazione In nel suo volto. una cosa di amore la mia oh. mano amore amore che fai amore così non va Benvenuti in paradiso cervello uh -huh. non vogliamo più chat che spamma roba rimango ancora della tua entrata benvenuti. Benvenuti. Una cosa divertente che mi ha ricordato, che mi hanno ricordato i Sossi della band, questi sono ehm, i vocali che mi sono, due vocali che mi sono scambiato con il batterista della, della okay. band dopo i, i Boss. Okay. questo è il mio, Sossi e poi lui mi ha risposto in questo modo: Che bello averti qui. Quindi, questa canzone è entrata nel cuore di tutti perché Rubino è stato cioè, capace di farla entrare nel cuore perché di tutti possiamo dirla una canzone di merda. <ride> sì, una canzone di merda, dopo Ioni, però è diventata iconica. Sì. No, ma io quando ho visto questo momento mi sono proprio immaginato uh, questo lavoro qui, cioè mettere a confronto David Rubino canta su Sky con uh, i Bosker, cioè avevo proprio quell'immagine nella testa. Grazie mille di aver visto Ma una reddittata goliardica ma, no, ma, ma guardiamo il best off. C'è cioè quello mensile. Ma basta. Questi best. Ma come oh, oh, oh. basta. Basta. Quest... No, no best, no. best off lo so. non lo so. Vabbè, se lo vedete, vede, eh, vediamo. Il ci cioè, mensile. mensile dovrebbe vediamo. essere meno dei tempi comici, spero. Vediamo. Quelli settimanali, già magari. È, però il mensile. Vabbè, anche una reddittata ci sta dai. Facciamo decidere alla chat. Ah, eh. La chat deciderà vai, vai. se vedremo il best off o Reddit. Vai, ci sta. Ma quanto dura il best of? Una cifra perché è mensile. Okay. Oddio, eh, vediamo quanto dura. Se dura due minuti, secondo me. No, non dura. minuti una... dura, due... no, dura tipo un quarto d'ora, quindi okay. insomma. Eh, o uno o l'altro. Best of eh, marzo sì. o Reddit? Ci sta, ci sta, facciamo decidere a loro Così... che è la cosa più buona. Dura eh. otto minuti. Otto minuti, scusate. Ah. ah, beh, dai, otto minuti. Best of sia. Ok. Best of CEO. pure per cambiare. Best of Eccolo. Credo, credo di sì. Perché lo fanno più persone. Cerbero clip. Non so se la fattura è fatta. Fine. Ah, no, non è Big no, eh. Blade. Stanno a pagare i lingotti. Questi qua. Vede la parola d'ordine? È una sola. Allegria. Allegria. Allegria, mi li fu, mi li fu. Attenzione! Un abrioche! Due cazzate mi fanno sempre. L'intro che ci descrive attento come che... le persone più calme del mondo. Attento Attenzione! Ma do, marzo oh, era ancora. Oh, oh, Minchia, sì. sembra chissà sì, quanto no, tempo fa. Mo', purtroppo, non potrei più vincere l'impiegato del mese. <ride> l'impiegato <ride> del mese. Il premio aziendale. che lo dovrei guadagnare, <ride> Rubino guadagna <ride> 2 euro ogni mese sì. perché vince il premio aziendale della sdruppalina ah, SRL: 2 euro in più. <ride> esatto. Beh, Rubino no. è il solito bugiardo, ah, no? Livio, no, 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 guarda. No, 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 io Livio, io ti vedo perfettamente che Rubino è un bugiardone. Io so, io so Damn mia, va... Non mi mettete... cosa in bocca perché va incazzato. Io so bugiardo E starei a inventare la Non mi dico cazzate. io sono stato sempre con Livio Ma che stai stav a dire? bugiardo. Non sta a mangiarci la Non sta a mangiarci la No. Stavamo. Dio, ma che stai a dire a bugiardone? No, ma, cialu, ma che cazzo, io dico sempre la verità. La verità. Secondo me, il tricking finale è stato bugi bugiardone. Mannaggia. Porco di Gesù Cristo. Ma quando era quand'era? me non me lo ricordo. Quando era? A livio, subito incazzato Nero. Oh, Dio del microfono! Mi sentite? Sì, sì, sì! Oh, ma è no! Ho provato, mi sentite? anche prima, parli! Una divinità! Qua, oh, no, perché ho provato un nuovo microfono, solamente con ah. delle complicazioni! Ma cos'è conoscitore col collego! Ma sono io? No. Vabbè, come è no, una percezione sua È questa, una trasmissione no. prettamente positiva Hai capito, eh? Hai capito? Hai capito, no. testa di cazzo Devi no. amarci no no, 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 no Ma no. sembra sbub No, no, no Ma chi è fatta beh pippa? Ma lo, arubino, sapevo, lo sapevo Ma lo, che lo sapevo Ma puoi dare un altro livello Ma cazzo fai, Rupini? Non c'è la nazione. Io lo sapevo. Lo sapevo. No, no. Monetizzatori di merda. Vabbè. Zio Peppe. Fatti questi no, no. due No, non è zio. zio Peppe per Glipp. Per Glipp. Per Glipp. Ma io lo caccio fuori dalla stanza, Rubino. Sta. Sì, sì, sì. Io ogni tanto ne, sotto la doccia prendo il coso della doccia che è un filo e lo metto intorno alle palle. <ride> no! 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 Se ne va poi. Se no, mia... no, ne, no. no, mia... ne va poi. E se ne va poi. Un commento: Bellissimo. Ti voglio. Tra l'altro, li ho comprati nuovi per casa nuova. In che materiale? credo sia acciaio in no, pelle seguito mi il, il mio consiglio restano quelli lassimi il pelle oh. che danno una sensazione una più sensazione umana posso fare poi in pelle umana a sto punto eh, li devo ricambiare fai un rivestimento di pelle umana su quello che comunque di <ride> ferro non aprite quella porta. la durezza sì, che potrei usare la tua pelle Simone <ride> Di un maschio. <ride> Lo sei. Ma... Ivan, <ride> Saresti... Non importa, sono aperto a tutti i tipi di esperienze. Saresti un ormai. omicida perché mi uccideresti, ma andiamo avanti. Non so, non so se potrei accettare perché eh. comunque sei cambiato tanto in questi anni. Sì. Riesci per la durata di questo video a tornare? Lo YouTube fa cagare di un tempo <ride> con l'occhio critico. Voglio schippare. Eh? Vabbè. No. Uee ragazzi, come va? <ride> Spero tutto bene. Andiamo a vedere questo video che Anima ha caricato. Sarà sicuramente un birbo. La cosa singolare è che io lo faccio con la morte dentro, ma la gente se taglia. Quindi sì. questa... Noi ridiamo per un altro motivo, in realtà. Cioè? No, cioè perché tu stai ah. prendendo per il culo te stesso del passato, ah, sì, un po certo, come Gianluca certo. o, Quindi... o i miei video orribili in cui stavo tutto sì, ingimbicchito sì. Dato che muoio dentro, ma faccio felici gli altri, lo, lo faccio volentieri sì. Comunque, fa Quella becchia. è la dannata nostalgia, sì. è come quando avete rimesso l'altro giorno la sigla vecchia, molto meglio questa, bellissima Ma mm. in realtà è sta. registrata sì, col culo sì. rispetto a... Eh vabbè, c'è sta. No, perché è il fattore nostalgia eh sì. Eh sì. certo. Eh no, sì. sta. nostalgia critic Guardino in camera, un po' alla James in. Qua stavo su un altro pianeta <ride> Guarda che occhio tutto... ah, lì, lì, Un occhio più tume. chiuso dell'altro Stavi tutto tume, stavi tume. Stavi. Stavi. Ma pure tutto con i capelli sporchi Non so che cazzo avevo fatto quel pomeriggio alla Dove Grugiania. mi ero rotolato proprio Ha no? preso un sì. temporale avrei, so. sì. Sì. So, sì. Mi fa la salsa di soia nei capelli e caduto dentro un pozzo sì, non so, A me queste cose succedono abitualmente Le scarmi mi hanno cambiato Quindi ho pensato No, ma manca te parte te la parte quella te prima te Che poi non mi ricordo quella frase ma mi aveva fatto ridere Perché l'avevo usata su Fartate Però non mi ricordo che cazzo avevo detto <coughs> Ho pensato <ride> no, ma tu lo dici sempre? Curioso? No? Curioso no, è come no, Champagne è un altro Mannheim. Sono venuto in che sono molto seguito, fortuna. Ma che stai a fare? Salutino? È perché sto fuori fuoco. Ma qua sta a metà fuoco? <ride> <lo> sono messo? Me ne sono corto fuori. dopo che stavo così. Fuoco cammina con me. Ok, allora basta un attimo, Mi <ride> ha fatto troppo dai, Dave che mi ha detto quando Gianluca aveva questo outfit mi pareva un grigio, sarebbero gli alieni, quelli I ah, grigi, è sì, vero. Mi sembrava una tartaruga ninja. No, ma squirtle. sembra tipo gli alieni, ca alieni camuffati nei film, capito? Per sì, farsi riconoscere. Ah, umani. Questi sì. <ride> occhiali. Tipo col cappellino, il cappuccio. Questi occhiali sono Deanna. Io la prima volta che li ho visti ho detto dammeli a... Assolutamente, che so gli occhiali di Squirtle? Dissi sì, sì, questo? È <ride> squirrel, squirrel è vero, li mettevo in una puntata di Pokémon. Sì, sì, sì. gli occhiali di Squirtle. Sì, è vero? <ride> <ride> squirtle. Vero. A parte che mi l'ho comprato bellissimi. Ma come quelli dei John Boy, quelli dei John Boy fanno morire occhiali, mamma mia. Allora, prenda tutto il tempo <ride> che ne serve. No no, 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 andiamo avanti, io sto no, fixando no. Prego, prego. Stai affasi, Qua sono tutte... Aspetta cazze un attimo, Simon. Eh. Un attimo. Un attimo... Vuoi le sigarette? <ride> <ride> <laughs> Ciao Alex Segita eh? Che intesa Eh Sei stupido <laughs> <super bravo. laughs> Salti e i vandalismi sulle, sulle auto delle forze dell'ordine. Ah, oddio, questa clip! No, oddio, sai che non mi ricordo? No, pure qua sbrocca e farite, guardate. Verbali e carte del tribunale ah, sì. gettate per terra. Ma ah, che gli dici che non Insulti sa valere? Insulti eh. e profusioni contro le istituzioni. Le istituzioni. Tutto filmato. Ma <ride> ah, che c'è? <ride> <ride> Stai avendo un ictus. Cioè, io... Dobbiamo chiamare il 911. Asimov, ah, vanta no? a Pianderculo, <ride> che <ride> è ecco, <ride> meglio di te. te. <ride> Eh, ah, io sto male. sto facendo... No, Simone <ride> mi fa passare Batte fancula, wow, James no. allora, James James un ercoglione. Vattene a Dean a James Dean. da Rom mm. per cazzo. Vattene a fanculo a James Dean. Occhiali da sole. Perché c'ha occhiali da sole? De fammi capire, stai modificando. Perché c'hai gli occhiali, da, solo? Da, occhiali solo. da sole? Levatevi occhiali da sole! Levatevi gli <ride> occhiali da sole! levatevi gli <ride> occhiali da sole invece romper cazzo! <ride> oh, abbonate... Sadave revan! Satame revan! Sa Re rimane uno dei miei film preferiti anche se oggettivamente <ride> non è un capolavoro <ride> però sono molto legato l'impiegato del mondo no no no, <ride> no. questa è bellissima questa commistione oh. tra vita diciamo reale anche le mie era... cazzatine intanto no? <ride> è bellissima questa <ride> Questa Opposte è la foto da in impiegato del mese, La Metteremo nella nuova Cerbero House. Corso no, più al posto dell'oste, Ma faccia la faccia e metti questa. Scusi, eh, per l'esatto. <ride> eh, purtroppo c'è il microfono. Eh, sai che io non ho potuto fare le emoji. Quanto è sgradevole quel mic? avevi delle emoji col mic? Eh. Così è una eh. cosa orribile. C'era un frame di Rubino, quello che avevo mandato su WhatsApp. Uno di voi mi aveva detto: fare le emoji, ma è è non se può. Qua a pure È per sgradevole, che dici tu se non ti ricordi. Eh, non mi ricordo, guarda, Vabbetti, Non mi vabbè, ricordo vabbè, mentino. Mentino. Ci sono parti della storia di Michael Jordan, Ancero, parzialmente eh. vere. E Robino fa finta di <ride> <d> ascoltare. <ride> no, sembra tipo gli alunni in classe <ride> che fanno finta di ascoltare mentre fanno, <ride> giocano al telefono. Tipo. Esatto. Sì, sì. <ride> e ovviamente c'era il mix con questo mondo mm. dei cartoni che per una volta <ride> tu mi dici veramente <ride> in discutibilità perché la peculiarità la peculiarità di <ride> <dei> unituns <ride> sì. eh la peculiarità la peculiarità dei unituns <ride> eh, cri... e come ha segnato a Roma come Segnata ha segnato a Roma ha segnato a Roma e andiamo il calcio fuori dalle nostre live ah, rubino non, non si permetta mai vita. più al cinema al tifoso. tifosi al filippo c'è cioè, prima lo stun sul primo perché ha detto è quasi quello bravo, e poi no! E <ride> no! Tipo che ne so io, mi immagino tipo il classico tifoso da Roma, no? Tipo passaggio, proprio l'assist eh. prima del gol. Guarda tu hai avuto la sì. reazione di quando uno tira una cannonata sì. da centrocampo che fa attraversa con la linea dentro sì. che non se nota, c'è sì. avuto quella reazione là. C'è cioè, avuto io... la reazione da finale dei mondiali 2006, <ride> no! gol di grosso, campioni del ma mondo. Ma guarda, che uno c'è oh, scherza, oh, ma questa cosa è stata fondamentale per, per me perché mi ha fatto capire che non sono pazzo. Sapete cosa <coughs> dovete fare con quella clip? Sai che Chiedeci me altre cose, no? E Marra che reagisce. Oh, no. Io ho un tabù della mia infanzia che nessuno mi ha levato pure i più grandi esperti di videogames. Mm. Un gioco della PlayStation 1. Questa cosa eh. me sa so, già detta pure a Simone, soprattutto. Un gioco della PlayStation 1 dove c'era sta specie di rana, e i livelli erano in 2D. Però me ne linkano sempre un altro de gioco che è sempre con una rana. Ma non è quello là che dico io. Perché credo che non sia una rana, era un animaletto eh. del cazzo. Che uh -huh. ti muovevi in 2D Un platform Eh vabbè PlayStation 1 sì. Ma era bellissimo Mi ricordo stavo le ore Le ore Le ore Le ore Perché la PlayStation 1 Non era la mia è, è, Era di mio zio ah. che, che, che hai conosciuto no? Sì sì Abitava ancora da mia nonna Lucia. Io giocavo alla PlayStation 1. E ti ricordo boh, di, quei di questo gioco perché io i platform li conosco. Mi ricordo che c'erano pure tipo delle botole dove tu potevi entrare. C'erano altri passaggi, c'erano dei nemici. Oddworld, ma, 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 ma era molto bello. Oddworld, non... no? C'è presente Oddworld? E eh, metto un attimo, ma scusa, ma, ma sì che c'era presente. C'avevo giocato in camera tua, ma come in camera mia? Aspetta, ma non credo sia Oddworld. Ma era un mostriciattolo, proprio un, anim un animaletto colorato. E beh, ma c'è l'immagine del gioco, tipo com'era. Metti le PlayStation 1. Dicono pure Raiman. È lui? Ma questo è quello della PS4 moderno. Lo vecchio eh, non era, lo so sicuro, io me lo ricordo più verde, più, più animaletto. Non Forse è... FIFA i 7? No, Croc, che giuro. Vado pure con dei. <coughs> E eh, amici, ma no, non era, Oddio, non era croc. assolutamente croc. <ride> non era, questo qua, ma questo che mi fanno vedere quando io dico sto gioco, mi fanno vedere questo qua, croc. La ride, croc. croc. No, non era croc. Vabbè, era. Non, eh, non, eh, a differenza di quanto invidio Davide, che lui c'è riuscito, io, eh, io non ci riuscirò mai. È stata male. la mia più grande vittoria. Oh, Ma è vuoi... delle medie che io faccio È stato stare. il mio più grande traguardo nella vita è dalle altro medie. che fare una figlia, cosa che possono fare tutti. <ride> Che quel uh, gioco uh, mi è durato dai 6 ai 7 anni Quindi io dall'in poi dopo anni Ho iniziato a dire ma quale cazzo era bello uh, C'è anche scoperto. io un gioco che non mi ricordo bene qual è L'avevo ricordato Me lo so scordato Era un gioco dove nel primo livello Era un gioco in 3D uh, Stile che ne so Tu eri tipo un, un, um, un Terminator io. Che c'avevi minigun, dove sparavi dei nemici Che erano tipo dei soldati androidi E alla fine del primo livello Il doppiatore uh, dice Ora basta Me ne vado e poi devi uh, sconfiggere un carro armato. Col, uh... Era tipo un gioco uh, della PS1 die hard, vè? ma lui che era ah, biondo? Che era die hard biondo, ho lui? giocato pure io die hard, bello, bello. a morire. Ma che era bello biondo lui? Era Bruce Willis, era pelato. Ma è ah, bello okay. hard. Ah, hard, e... oddio, mi sembra l'avevo visto da qualche youtuber. Oddio ma. Questo che... gioco Che l'aveva tipo riportato Con l'emulatore Bello tagliato Solo che non mi ricordo Come me 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 cazzo ricordo si Non mi ricordo pure chiama. io si. mi ricordo Bello vado PlayStation 1 Sì 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 Non ricordo bene Potrebbe essere Guarda lui. che cosa Sembo io quando me ne vado al bagno Era difficile comunque come quel gioco Potrebbe non, non lo so Mi sa che non è questo oh. Apocalypse Con Bruce Willis tipo. Prima stavo a scrivere in chat Yugo Voi ci avete mai giocato Per no. PlayStation 1 Pure quello Un gioco che mi sono trovato Grazie a mio zio Eccolo Tipo Stonano Era Apocalypse sì. Questo? Ma in italiano. <tessi> ah, no, perché volevo sentire ora basta. Me ne vado. Ora basta. Perché fa ride. Tanto ormai la scrive Jax. No, è questo. È questo. Era questo, era questo no, 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 assolutamente. Provo provo con il cellulare per non ah, L'ora basta, me ne vado. Non lo sento da quando ho 8 anni. Quindi magari dici un'altra cosa. Non lo so. Tanto era alla fine del primo livello, ah. Sompavi via da sti cosi. E poi dovevi affrontare tipo un carro armato. Ah perché lui stava evadendo di prigione uh, che bello Salute che bello, Salute. Uh, che, bello. Salute. Hey, che bello Mi pagano abbastanza per fare questo lavoro Devo affrontare un cararmabello. Lo troverò per cazzi miei. Però sì, mi ricordo. Non era prima no, del caro no, 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 Nella no. mia memoria di un merda. Po un po' prima del caro pronto, la festa Mi ricordo che qua? Così... Qua. Mi ricordo che zompavi da una cosa alta e diceva Ora basta me ne vado. Quindi qua sta in alto. Non è, non è Jack Non è Jack, Jack ragazzi. Legga regalo, appena visto. un Rari. Che bello, giuro. Se lo trovo, me lo scarico con l'emulatore e mo gioco. Vediamo Mi sa che non so se sono programmate le frasi, quindi magari a me l'ha detta, ma qua può non dirla. Sono random. Quindi va bene. Grazie mille per aver fatto questa live. Dobbiamo finire il best off. Mi ero dimenticato. Fate finta che l'ha detto in inglese. Quando l'ha detto? Eh Sara scrive "Uti l'ha detto". Io non l'ho sentito. Pochi secondi dire. prima. Vabbè, allora scusa. Eh beh, rimettilo, ci siamo. Ci vogliamo dire. Eccolo, ah, eccolo. Ma, Me ne so, vado. ma poi come cazzo era mixato? audio si capisce niente. Bassissimo, si capiva niente. Ma, poi loro poi lo in italiano, meglio. ma poi in inglese poi ti dice bastardoni. I, i... Oh. i... Vada, Schomper. Schomper. Il, il, il mio pilipo. Ognuno ha un pilipo Se. nella sua vita. Tu, Ivan, eh, però io sono quello più sfortunato. Qua. Ce n'è un gioco che ti ricordi, ma, <ride> ma non sai qual è. Non era Rai Man. è un ah, gioco che mi ricordo, ma non so qual è. Tipo noi che ci ricordiamo delle cose, ma non sappiamo bene da dove provengono. Io ce n'ho pure un altro. Dobbiamo trovare più Io ce n'ho un altro. Allora, era un gioco per PC. Dove non mi ricordo se tu potevi fermare le persone, o ti fermavano i poliziotti a te. E succedeva questo. Alzati un attimo in piedi. C'era una mossa strana. Allora, stai così. E ti lanciava. Dicendo OK, io clean. Tipo OK, sei pulito. Tipo ti girava e te lanciava via Ok tipo, Ok, you clean Ok, non, clean. non lo conosco Una cosa del genere Tipo sei pulito, senza eh, droga no, Non mi ricordo che gioco True Crimes True Crimes, forse può essere Postal No mm. Postal è quello che ammazzi tutti No No Forse True Crime True Crime Sì, forse True Crime Vediamo un attimo Sì, già che ci sta, Non è Frogger neanche era un po' stile Vice City, però eh. più scrauso. Eh, sì, questo. mi sa che era questo. Sempre lo stesso male. Mazza, oh. Sì, mi sa che era questo. Ah, e tu tu che un poliziotto. Sì. Mi sa che cambiava. Dobbiamo sentire che in dice certest, you're eh, Però sei tu che dovevi farlo. Eh. Cioè tu potevi cercare la gente a buffo per vedere se aveva droga addosso. Sì. Se non sbaglio mi ah eh. è venuto in mente adesso vai non dì, mi dì, ricordo dì. il nome era un gioco per, per pc c'era questo comunque e, e stavi dentro a un labirinto in prima persona e dovevi sparare dei nemici però non doom. mi ricordo no non era doom bello doom cazzo. labirinto ma era una grafica proprio de merda doom beh, il primo doom era una merda in effetti però era bellissimo quei demonietti oddio ho trovato <coughs> C'avevano ragione, era quello di prima, solamente che me ne sono accorto vedendo il gameplay, perché mi sono ricordato un particolare è Odd World eh, Ma è... non sembrava, perché io, me, io mi ricordo, perché io in testa mia c'avevo una rana verde in testa di tutti questi anni? C'aveva la TV rana. tutta saturata non <ride> è una rana. È bellissimo, tipo quando Bello scendi, che c'è stavano, sai da che me lo so ricordato? Da sti nemici qui, allora, se ti metti a tu faccio ma vedere Ma Wolfenstein era quello dove beccavi nazisti Che c'è il nemico tipo che sta di Beh, stratta a fa fare qualcosa, tu rinaleva e quello là cade grazie. Ma poi per PlayStation 1 era tipo che si arrampicava, cioè Guarda, bellissimo Aveva dei, delle graf cioè, dei fondali bellissimi Era stupendo, sì, ma io stavo le ore, le ore, sì, le sì. ore proprio L'epoca dei fondali pre-renderizzati -pre quando ancora si faceva. Questa pratica. Vuoi giocare questo. Grazie, Ivan Vado per essere giocare. stato con Scappo, noi Scappo, ragazzi. Grazie a tutti. Ciao Ivanone, ancora vai live. A domani. Ah, domani? No, Dai, rega, qua... domani. ah no, vabbè, con voi a domani. Okay. No, io mo il live. Sì. Non li ho mai cercati col telefonino. Io ho solo detto che mi sono preso col mio Greve. computer il monopattino elettrico. Greve. Perché ho dei monopattini elettrici tra, 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 tra cui quello che ho, ah, ho comprato. Cacco matto, controllori. Greve. E io ormai sì. ho solo roba di Birkenstock non... Grazie Ivan Vabbè Ciao Ivan Greve. Ok you clean Finiamo Vabbè, il best of Finiamo sto best off, Dai Vedo ora Monopattino della Ducati oh, sì, L'ha detto, è no. detto. No. Abbiamo trovato no. Tiro, abbiamo scoperto metti, che andava in giro Dio! ad uccidere no! i cani, marra! No! Non era un ricordo sbagliato! Girava a scannare in... la menzogna! <ride> Girava a scannando i in... Ivan, che è, che è successo? successo? Deve da flitto. Un cane morre. Non ce la faccio poi. più, ragazzi. Aspetta. Perché? <ride> perché sto, sto rovinando la <ride> <ride> Ivan oddio Ivan no no <ride> 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 ma cos'è successo? perché? Che è Ivan <ride> no no <che ride> è, Ivan. è partito Ivan la tua analisata sta rovinando grazie mille ci vediamo domani alle ore 15 Ciao ragazzi, oh, ciao, ma facciamo salutare anche tai, Kitano. Dance. Kitano! Saluti tecnici. Ciao Marco. Anche Dave. No, no, eh, no dai, no, ma no. questa no, è una cosa no, gravissima, no, è, la <ride> è inutile. No, provare la manina. <ride> no, no vai. Madonna mia! Davvero che bravo. Ciao! da vedere in punto di morte sono a casa in cade gli atti escono tutti insieme a me ecco un podcast in azione che presto cambia la teste per un cerbero, cerbero pa 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 podcast troppi goblin in questo mondo